Oggi vi parleremo del babà. Come dobbiamo fare il babà in casa? Vediamo. I babà che faremo oggi saranno più o meno per una porzione di dai 10 ai 12 babà delle formette. E ovviamente stiamo parlando di quantitativi per una famiglia, eh? Quindi attenzione, abbiamo 250 grammi di farina, 20 grammi di lievito di birra, 75 grammi di burro, ecco, se usate la margarina un burro morbido è buono. Ci abbiamo 30 grammi di zucchero e 5 grammi di sale e poi l'ingrediente che è, diciamo, la base principale, le uova. Sulle uova c'è una diatriba esagerata. Diciamo che la proporzione dovrebbe essere quasi uguale al peso della farina. Io uso, per la mia ricetta, uso 250 grammi di farina e 4 uova. Cominciamo a mettere i nostri ingredienti. Gli ingredienti vanno messi tutti quanti insieme, non c'è bisogno di fare un primo mixaggio. Però le uova vanno messe un po' alla volta. È questa, come vedete, diciamo che è morbida, molto morbida, e si stacca, vedete? Si stacca dal recipiente. Così adesso lo lasciamo lievitare, lo possiamo lasciare lievitare anche direttamente nel bicchiere del bimbi per circa un'ora. Adesso viene la parte più difficile, ovviamente, perché i grandi pasticcieri si mettono a manovrare, ma io non sono un grande pasticcere, quindi intanto prendiamo l'impasto, lo voglio fare con le mani perché la facciamo, prendiamo le palline, più o meno questa grandezza qua. Ok? Allora, ricordiamoci che le formette si possono comprare, queste sono di alluminio, ma si possono trovare anche in silicone, su internet si trovano facilmente, non è che ci sono grandi difficoltà. Prima di mettere l'impasto, abbiamo imburrato le nostre formette. Molto bene, ora dopo aver riempito le nostre fornine, i nostri bicchieri, li mettiamo alla pellicola. Ricordiamoci che in linea di massima la lievitazione deve arrivare fino all'orlo del bicchiere. Appena finita la lievitazione, come potete vedere, non vi preoccupate se si attacca. Qualcuno ce n'era un po' di più, qualcuno un po' di meno. Non è un problema, non vi preoccupate, una volta che mettete nel forno, questo crescono tutti quanti. Allora, adesso andiamo ad infornarli, così come stanno. 180 gradi, forno ventilato per circa 20 minuti. Allora, tirati fuori dal forno, come vedete, anche se ognuno ha la sua grandezza, non è un problema. Adesso prepariamo la bagna che serve proprio per andare a rizuppare il babà. Ecco, adesso abbiamo dimezzato le dose, quindi facciamo mezzo litro di acqua, 300 grammi di zucchero e 100-120 grammi di 120 millilitri di rum. Potete utilizzare il rum bianco, il rum in barrique, come volete. Quindi adesso andiamo a mettere lo zucchero. Poi mettiamo il rum e andiamo a riscaldare il tutto. A questo punto la bagna è pronta, come vedete
non è proprio fredda, è ancora calda, va benissimo, anche il babà può essere ancora caldo, non deve essere bollente. Cosa facciamo? Adesso andiamo ad inzuppare il babà nel rum, quindi nella bagna. Adesso lo mettiamo dentro, ecco, ne possiamo mettere 2-3, così in questo contesto, ecco, facciamo una prova con 3 babà. In questo contesto ci lasciamo aiutare da un cucchiaio, li inzuppiamo, li facciamo stare un po' dentro. Ecco, la consistenza del babà è abbastanza, uscito dal forno è abbastanza duretto. Nel momento in cui noi lo immergiamo, lo mettiamo nella bagna e lo, in gergo napoletano, o spugnam. In che senso? Il babà diventa come fosse una spugna. Ecco, questo è la sua conformità. E quindi noi lo teniamo un po' giù, lo facciamo inzuppare bene e li mettiamo a testa in giù su una griglia. Ecco, se abbiamo qualcosa da preparare per poterli mettere, farli tenere a testa in giù. Perché? Perché la testa del babà, praticamente questa, è più dura perché è rimasta fuori nel forno. Mettendo la testa in giù lasciamo che la bagna scenda e si depositi sulla testa del babà. Così dopo un po' di tempo possiamo fare in modo che tutto questo rimanga, boh, se ce la fate a tenerli è sempre meglio. Così piano piano la bagna scende, va ad inzuppare anche la testa e il tutto viene morbido. Il babà lo potete conservare anche così, non è detto lo dobbiamo mangiare subito. Questo così com'è lo si può conservare anche per qualche giorno. Si mette tranquillamente in una bustina, quella alimentari, e si può conservare. Quando è il momento in cui avete voglia di mangiarlo, lo prendete, fate la bagna, lo immergete nella bagna un po' calda, fate lo stesso procedimento, così che poi dopo lo potete mangiare bello fresco. Abbiamo preparato in questo contesto anche la marmellata. Con la marmellata andiamo a creare una velatura sul babà. Perché questa velatura a cosa serve? Serve innanzitutto a quasi ad otturare i pori del babà. Ecco, la spennellata con una marmellata di albicocca, noi la prendiamo, vedete, si spennella, crea lucentezza innanzitutto al babà. Guardate che bel colore che gli dà, gli crea lucentezza, poi ottura i pori in un certo modo e la bagna non evapora, non fuoriesce e tutto. In questo modo abbiamo creato il nostro babà. Fare molte cose. Un'altra cosa che possiamo fare con il nostro babà è farcirlo. In che modo? Una volta preso il babà possiamo tagliarlo, e questo è quello che vedete fare molte volte in pasticceria, lo tagliamo non a metà proprio, ecco, vedete, guardate com'è venuto bello spugnoso, la lievitazione interna è perfetta, e poi possiamo guarcirlo con la panna, vedete, così. Perfetto. In questo modo noi abbiamo creato le nostre tipologie di babà. In questo modo possiamo mangiarlo tranquillamente. Vedete? È vero che non è passato tanto tempo, ma purtroppo m'attira e devo assaggiarlo, anche perché poi dovete capire se è venuto bene o no. Vediamo, eh. Mamma mia, una bontà. Sono riuscito io, ci riuscite anche voi. Ma mi faccia il piacere! Quindi è molto semplice come ricetta e anche come procedura, ma mi raccomando, gli ingredienti devono essere giusti, devono essere del peso giusto, perché il babà è la cosa seria.